Invece parliamo con un esperto invece di qualche film di cinema, interessante, e soprattutto no, chiediamo a Beppe Musicco, giornalista cinematografico, se ci sono state delle proiezioni interessanti al Festival del Cinema di Roma e che quindi ci può consigliare. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma sì, il Festival Cinema di Roma come sempre cerca di offrire una panoramica sul mondo del grande cinema, del cinema hollywoodiano e anche del cinema d'autore. Devo dire uno sforzo che, vista la collocazione temporale che è dopo il Festival di Venezia, è sempre un po' arduo, perché le case cinematografiche americane devono sempre scegliere se privilegiare l'uno o l'altro. Allora, visto che Venezia ha una storia molto più lunga, una tradizione molto più forte, quasi sempre il favorito è il Festival di Venezia rispetto a quello di Roma, anche se il glamour, l'appeal di Roma fanno sì che ci sia sempre comunque visite di personaggi importanti, di attori di un certo rilievo. Quest'anno c'è stato il ritorno di Richard Gere, che è stato accolto con un grande successo di pubblico, anche se Richard Gere ormai diciamo che non è più un attore sulla cresta dell'onda alla sua età, e anche i suoi ruoli a Hollywood non sono più quelli di un tempo. Però è un grande attore, dai. Poi è bello perché no, si vedono queste celebrità, le si vedono da vicino, insomma, immagino. Ecco, ma c'è qualche titolo se posso, quest'anno devo dire che non c'è stata tutta questa attesa del pubblico per le grandi celebrità, mentre a Venezia, nonostante la scomodità, che uno deve andare fino al Lido e da Venezia sono 20 minuti di traghetto, e il Lido poi tra l'altro non offre tante comodità, tante possibilità come la terraferma, cioè, nonostante che la gente sa che a Venezia arrivano i divi e va lì ad aspettarli. Poi tenete presente che un anno sì, un anno no, c'è George Clooney, per cui questo già è da il ritmo alla vicenda. Certo. A Roma la cosa, vuoi che Roma è una città molto grande, vuoi che i romani hanno quel disincanto un po' cinico per cui sono abituati da secoli, devo dire da millenni, a vedere arrivare gente per cui non è che si scompongano, ecco, più forse tanto. Per chi appunto non è a contatto tutti i giorni, perché nella nostra piccola città di Verona insomma non se ne vedono di attori in giro solitamente. A dire la verità gli attori vengono a Verona, però magari vengono in incognito, poi lo scoprite dopo quando pubblicano i selfie sul balcone di Giulietta, però anche a Verona vengono, sì, solo sì, no, vengono anche a Verona, ma non si fanno riconoscere. Senta, ma qualche titolo beh, interessante? Beh, io leggevo una direi assolutamente il film da non perdere è Gone Girl, il film di Ben Affleck. Ben Affleck è famoso grande come attore. Grande attore. ultimamente anche come regista ha vinto l'Oscar con Argo. Ecco, Gone Girl è sicuramente il film che secondo me tutti devono vedere, perché è un film molto interessante, con una grande tensione e grandi sorprese, per cui sicuramente catalizza l'attenzione. E Trash, il che ha vinto il premio, allora, del Trash è un film interessante, non so quanto potrà avere come appeal verso il pubblico italiano, perché comunque non è una storia semplice, non è un film di quelli che cosa racconta? La storia di un gruppo di ragazzi con vari problemi, con vari tentativi di soluzione, però un ambiente difficile, per cui ripeto, non è un film di entertainment. È ambientato a Rio de Janeiro, giusto? Sì, esatto. E già questo punto, l'ambiente, essendo anche disturbante da un certo punto di vista, bisogna che ci sia un pubblico che vuole andare a vederlo, che sia fortemente interessato alla cosa. Altre visioni? Cosa ci può dire? Ma secondo me è molto interessante il film di Andrea Di Stefano, che è un italiano che però ha fatto questo film straniero, tutto con capitali stranieri, si chiama Escobar Paradise Lost, sulla vita del famoso ras della droga centroamericana, con Benicio del Toro, che è un grandissimo attore, e si è prestato a un'operazione con un regista poco conosciuto, ma secondo me con una grande potenza di recitazione, e secondo me un grande esito. Poi alla fine il film è molto interessante. Bene, allora a lei quale è piaciuto di più? Beh, Gone Girl sicuramente è il film da non perdere. Bene, anche grazie. Perché Ben Affleck ha dimostrato all'inizio di sembrare, per esempio, l'ennesimo attore bello
che provava a fare il regista, ma si è capito che aveva il talento. Cioè, dagli esordi con Matt Damon, quando ha fatto Good Will Hunting, Genio Ribelle. Sì, mamma, bellissima. Lui già recitava e ha scritto la sceneggiatura, per cui già è stata una bella sorpresa. Continuando, devo dire che ha confermato il suo talento. Bene, andremo tutti a vederla allora. Grazie mille a Beppe Musico. Per altri consigli visitate il sito sentieridelcinema.it. Buongiorno, arrivederci. Arrivederci, grazie. Buon proseguimento. Grazie. Cara Francesca, ma sai che mi incuriosiva anche un altro film di cui ho letto la recensione, che è questo film libanese che riguarda la storia di un bambino down, veramente un film... di Billy Elliot era quello di Trash, ho sbagliato, del regista libanese, sì, di questa storia di questo bambino. Esatto, solo disabile. Che in questo momento ovviamente non ho sotto mano la Eccolo scheda qui. Del film. Ah, grazie, vedi, che bello. Ecco, di questo bambino disabile questo che urla Gadi, continuamente alla finestra, Gadi, disturba tutto ecco. il vicinato, allora il papà lo giustifica, sì, dicendo è una che sceneggiatura è un veramente molto interessante, molto originale anche, e questo mi incuriosisce. Riuscirà di come si costruiscono le sceneggiature veramente, sì, no? Sì. E queste scritture per i film, per le produzioni anche televisive, no?